Intanto ringraziare anche i colleghi di Busto Arsizio che ci hanno dato una mano a ricostruire, diciamo così, i personaggi che si sono incrociati in questa vicenda. Noi, come al solito, abbiamo messo in campo le risorse che abbiamo a disposizione. La scena del crimine è stata guardata con particolare attenzione perché, come abbiamo detto, come ha detto lei, sembrava già poter dire qualcosa in più rispetto al semplice e banale sopralluogo. Insomma, il fatto che non avesse telefonini, il fatto che fosse vestito in un certo modo, ci hanno fatto capire che si preparavano a svolgere qualcosa di illecito. Quindi l'ambito della cerchia in cui abbiamo iniziato le nostre attività era quella delle attività illecite, per cui l'attuale sottoposto a fermo l'indiziato aveva già dei precedenti, quindi non era una persona sconosciuta alle forze dell'ordine. Invece sugli accertamenti che ancora dobbiamo fare, sicuramente ci sono da trovare l'arma del delitto che lo stesso Lembo ha detto di aver gettato in un canale, quindi bisognerà svolgere un'attività di riscontro, così come anche sugli abiti che indossava al momento. Questi sono, diciamo così, quelli più immediati che svolgeremo nei giorni prossimi, già da oggi. E poi invece gli accertamenti che il RIS di Parma sta già programmando invece su quelle che sono le tracce che abbiamo trovato sulla scena del crimine.